Buongiorno a tutti, oggi è il 1° di settembre, è il primo giorno dell'anno scolastico 2020-2021. Questo video si rende necessario per darvi anticipazioni sulle comunicazioni che seguiranno a breve su Bacheca. Come sarà questo anno scolastico? Il nostro modello didattico. Il modello didattico al momento non definitivo, perché potrebbe subire delle variazioni, prevede un orario scolastico dalle 8 alle 13. Senza pomeriggi e pertanto con 2 ore di didattica a distanza per tutte le classi del professionale e 4 o 5 ore di didattica a distanza per le classi del liceo artistico. A Ostiglia le classi prime e le classi quinte saranno a scuola dal lunedì al sabato, mentre invece per le classi intermedie si è reso necessario dimezzare le classi, per cui ci saranno alcuni alunni che frequenteranno una settimana a scuola e l'altra metà classe seguirà a distanza, e poi la settimana successiva i gruppi si scambieranno: chi ha fatto la didattica a distanza verrà a scuola e viceversa. Per Poggio Lusco, quindi per l'Istituto Alberghiero, è leggermente diverso. Ci sono solo 4 classi che verranno divise per il numero, ma frequenteranno tutti gli stessi giorni, cioè 3 giorni alla settimana. Cosa dire d'altro? Il 7 di settembre partiranno i corsi di recupero per coloro i quali hanno il PAI. Come saranno? Saranno in presenza e pertanto tutti gli alunni che sono stati promossi con questo piano degli apprendimenti individualizzato dovranno prendere visione dei loro corsi e frequentarli in presenza. Per alcuni si è reso necessario la didattica a distanza, ma verrà specificato nel calendario. Okay. Non sarà un anno scolastico facile. La normativa per quanto riguarda l'emergenza del Covid-19 è stringente. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti, da parte delle famiglie, per esempio, nel monitorare la temperatura dei propri figli prima che vengano a scuola, da parte dei ragazzi nell'osservare le norme, quali l'indossare la mascherina, igienizzare le mani, tenere il distanziamento di 1 metro, tenere tassativamente un comportamento corretto sia durante le lezioni che durante l'intervallo, negli ingressi e nelle uscite. Il tutto è normato all'interno del regolamento d'istituto, all'interno del patto di corresponsabilità che le famiglie sono tenute a firmare, all'interno della didattica digitale integrata, che ha un codice etico stringente e molto importante. Io con questo concludo augurando a tutti un buon anno scolastico e arrivederci a presto. Grazie mille.